E sono soprattutto emozionato della sua presenza qui a Formi e qui a fianco a me, perché per noi è un mito la Cirinnà, vero? Come sì, insieme alla Carrai, a Tiziano Ferro, sopra questo territorio la Cirinnà per la popolazione omosessuale, lesbica, gay, trans è un mito, perché noi esistiamo grazie alla legge sulle famiglie di fatto, che è una legge paritaria per le coppie eterosessuali ed omosessuali, e grazie alla legge sulle unioni, nella stessa legge, quella sulle unioni di fatto, il capitolato sulle unioni di fatto, che ci permette di esistere ancora di più come coppia stabile. Sono rimaste fuori purtroppo le nostre famiglie, quando le nostre famiglie intendiamo le coppie con i figli. E purtroppo sono rimaste fuori anche altre questioni, come per esempio quella sanitaria. Io faccio lo psichiatra e quindi prima gliel'ho fatto notare che in Italia, nonostante il 17 maggio del 90 Monica Cirinnà sia invitata sempre a festeggiare contro l'omofobia, che nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilì che l'omosessualità, la bisessualità e l'eterosessualità sono tutte normali varianti della sessualità umana, punto e basta. E nel 2016 l'Organizzazione Mondiale degli Psichiatri non soltanto ha ribadito questo concetto, ma in modo scientifico ha messo insieme tutta la letteratura mondiale che c'era nel merito e ha scritto le linee guida che in qualche modo dovrebbero essere alla base del lavoro dei medici anche adesso, soprattutto adesso che mi rivolgo ai miei colleghi se ci stanno ascoltando anche online. Abbiamo l'obbligo di seguire le linee guida. In Italia però non è così, purtroppo, come la senatrice Cirinnà probabilmente sa meglio di me. In Italia il sistema sanitario è ancora collegato al cosiddetto ICD-9-CM, una sigla complicatissima, per cui esiste una diagnosi ipocrita: omosessualità egodistonica, che è una modalità ipocrita per dire che se un adolescente o un minorenne dice di essere LGBT, i genitori lo possono obbligare a curare, e se una persona maggiorenne si trova in un contesto omofobo, invece di essere aiutato a sopravvivere in un contesto omofobo, ad avere i propri diritti, ad andare a scuola, ad andare a lavorare. Quanti sono i ragazzi a Formia che subiscono omofobia? Quanti sono i ragazzi a Formia che subiscono sul lavoro, successivamente devono andare via per questo motivo? Io li conosco perché frequento la spiaggia qui vicino dei 300 scalini, che è una delle spiagge più belle e più famose in Italia perché è una spiaggia LGBT, e lì ci tornano tutte le estati tutti quanti figli di Formia, di Gaeta, di Itri, del comprensorio, che sono scappati da questo territorio.